E poi ci sono questi libricini che spesso vengono fatti leggere ai ragazzi a scuola e che non è male guardare più da vicino. Un caso classico è Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, in Italia pubblicato per Rezzoli. È un testo che ha più o meno la mia età, ha fatto riflettere generazioni, quindi vediamolo insieme. È il classico libricino considerato simbolico, di ispirazione, che tanti adolescenti leggono. Ricordo al liceo amici entusiasti che erano usciti da questa lettura trasformati. Io francamente l'ho letto da adulta, a circa 30 anni, vedo qui il solito A da 2000 qualcosa, e in effetti capisco che entri facilmente a risuonare, diciamo così, insieme alle corde di chi cerca di capire cosa fare di bello della sua vita. La storia di un giovane gabbiano, al quale la vita dello stormo va stretta perché gli altri si accontentano di conoscere le poche elementari regole di volo per le esigenze quotidiane normali, cioè spostarsi, procurarsi il cibo. Lui invece si esalta a fare acrobazie, voli figurati, a alta velocità, si comporta diversamente e con ciò, classica situazione, delude i genitori, delude lo stormo e a un certo punto dice, ma forse è meglio che io faccia il bravo, tranquillo, il bravo gabbianuccio, troppi conflitti. Però poi fa un'esperienza di volo straordinaria, venendo giù da un'altezza spaventosa e gli torna tutta la passione per questa ricerca della propria realizzazione, della propria libertà. È il percorso classico, il tipo brillante che non si adegua alla massa e a un certo punto viene convocato da questa specie di consesso, di concilio degli anziani, chiamiamolo come vogliamo, che anziché ascoltarlo lo manda in esilio, quando invece il suo sogno di Jonathan sarebbe stato poter condividere le sue scoperte con gli altri gabbiani, aiutarli a rompere gli schemi predefiniti per raggiungere risultati migliori, più alti, più elevati. La consueta parabola del genio incompreso che si sforza di superare i propri limiti, tipo per esempio il fatto che i gabbiani non possono volare al buio. Lui sostanzialmente cerca la libertà. Una sera non si capisce bene cosa succeda perché due gabbiani dalle ali luminose lo conducono in un luogo che non è chiarissimo cosa sia, una specie di mondo superiore simbolicamente, poi ciascuno se lo può interpretare come gli pare. Forse Jonathan muore e va in una sorta di paradiso, forse assurge a un livello di superiore di consapevolezza tipo filosofie orientali, chi lo sa. C'è questo gabbiano che ha il potere di viaggiare nel tempo e nello spazio con la sola forza del pensiero. La cosa interessante, secondo me, è che Jonathan a questo punto non è contento nemmeno lì, perché gli manca la dimensione della condivisione, della trasmissione ad altri di quello che ha imparato. E questa, secondo me, è una lezione forse la più bella che c'è nel libro. Cosa fa? Torna sulla terra normale e in effetti comincia la parte, secondo me, più significativa del libro in cui insegna agli altri gabbiani a volare in modo libero. Al che, vabbè, insomma, quando torna sulla terra incontra anche un altro gabbiano esiliato, si mettono insieme a insegnare agli altri e poi decidono di infrangere il bando d'esilio e tornano davanti al cospetto del consiglio degli anziani. Non vi dico cosa succede, come prosegue, come va a finire, perché questi accenni di trama sono solo funzionali a capire il percorso che fa il gabbiano protagonista. Si può essere in sintonia o no con questa visione spirituale che è un po' confusa, è un trionfo New Age dopo tutto, però anche chi ha altre visioni della vita ci può riflettere sopra, può trarne degli spunti, poi uno si declina questi simbolismi come gli pare e piace. Comunque la sostanza è che fa riflettere ciascuno a suo modo. Tra l'altro, una decina di anni fa, Richard Bach, che ormai ha la sua bella età perché è del 36 il ragazzo, ha deciso di aggiungere una quarta parte, perché sennò il libro è fatto di tre sezioni. E questa quarta parte pare che derivi da una specie di illuminazione a seguito di un incidente aereo al quale è sopravvissuto. Poi, vabbè, le sue illuminazioni personali, io sono fatti suoi, poi io non ho letto questa quarta parte. Però da quel poco che ho sbirciato non mi è venuta voglia di leggere, preferisco di gran lunga il finale aperto, più soft dell'originale, che non vuole convincerti di nulla, ma semplicemente farti riflettere. E secondo me va bene così. Alla prossima storia!